Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Parliamo quest'oggi dello spettacolo Testa di Rame, ambientato nella Livorno del 1945. Questo spettacolo racconta in chiave di commedia le vicissitudini dei palombari che contribuirono alla ricostruzione del porto all'indomani della Seconda Guerra Mondiale a Livorno. Sono due gli attori professionisti che stanno cercando di portare in giro questa storia del nostro territorio. Li abbiamo ascoltati, Andrea e Ilaria, e andiamo dunque a sentire qualche estratto da questa chiacchierata con loro. Le associazioni che producono spettacolo: Orto degli Ananassi e ACAB. L'Orto degli Ananassi nasce come, diciamo, necessità di mettere insieme le esperienze maturate dai vari esponenti dell'associazione e collaboratori dell'associazione, fatte un po' a giro per l'Europa, fra Francia, Inghilterra, in giro per il territorio nazionale, e mettere insieme un po' un pretesto per lavorare assieme, ma soprattutto un modo di raccontare le cose che ci accomunasse. Ecco, quindi partendo da storie semplici e quotidiane che potessero però diventare anche un'occasione per parlare dell'essere umano in senso lato, con una, diciamo, povertà apparente di mezzi che però diventasse anche un'occasione per far immaginare al pubblico delle cose. Una specie di radio, in un certo senso. Oddio, sì, in qualche senso sì. Diciamo che allo stesso modo cerchiamo di fare appello alla fantasia dello spettatore per completare delle cose. E come succede nello spettacolo Testa di Rame che abbiamo allestito, diciamo che utilizziamo pochi elementi per far vedere, attraverso le nostre competenze, il nostro mestiere, per far vedere tanto che non c'è. Per cui sì, è un po' come la radio. Compagnia è formata da? Andrea Gambuzza, Ilaria Di Luca e Omar Elerian, diciamo lo zoccolo duro. Cioè voi siete artisti, diciamo attori professionisti? Sì, 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 sì. Dopo 10-15 anni di professione, diciamo così, e di lavoro da scritturati, stiamo cercando di capitalizzare questa iniziativa e far diventare la nostra piccola impresa, la nostra fonte di sostentamento primario, diciamo. Salve, sono Ilaria Di Luca. Siamo partiti un po' da lontano con una formazione specifica. Io mi sono diplomata alla scuola di Torino del Teatro Stabile, diretta insomma da Luca Ronconi, mentre invece Omar e Andrea si sono diplomati alla scuola a Parigi di Lecoq. Insomma, due formazioni anche molto diverse, che una più concentrata sulla parola e una invece sul movimento, che ci hanno permesso di dare anche origine a un testo, a un lavoro che unisce queste due forti competenze, un teatro un po' di narrazione che però ha anche molto della visionarietà. E poi c'è stato l'incontro appunto con ACAB, con Gabriele Benucci, e dove abbiamo, diciamo, hanno, perché gli autori sono loro, orchestrato il testo, e magari Gabriele può raccontare l'incontro, insomma com'è nata anche questo desiderio di raccontare questa storia insieme. L'incontro in realtà c'era già stato, perché con Andrea e con Ilaria ci conoscevamo già da prima, diciamo casi fortuiti della vita legati a vicende personali di lavoro ci hanno portato a rincontrarci. Quindi Andrea a un certo momento mi ha proposto di lavorare con lui su questo tema, che era già di per sé affascinante, che è appunto quello del lavoro dei palombari. Poi però insieme abbiamo anche studiato tanto, perché per arrivare a scrivere Testa di Rame e quindi arrivare a parlare del lavoro dei palombari bisognava conoscere il lavoro dei palombari, che non è una cosa così semplice da capire. Poi qui si parla di palombari di 60 anni fa. Infatti, ormai i palombari esistono ancora, hanno degli scafandri completamente diversi, arrivano a profondità inimmaginabili. Il lavoro dei palombari di quell'epoca veramente era un lavoro eroico, nel vero senso della parola, perché era all'ordine del giorno la morte di palombari, anche perché c'erano tanti improvvisi. Cito ancora una volta una
una parola che viene utilizzata nel testo, che è scritto in livornese. A un certo momento in poi, o meglio dall'inizio, la storia di Scintilla e del suo lavoro si intreccia con la storia d'amore, libecciosa l'abbiamo chiamata, storia d'amore con Rosa, un personaggio forte, volitivo, un personaggio veramente, diciamo, molto livornese e molto energico. No, intanto volevamo ricordare le date, i prossimi appuntamenti, perché mi sembra importante. Il 1° di febbraio qui siamo a Bibbiena al Teatro Dovizi, mentre il 2 febbraio siamo a Cecina al Teatro Edoardo De Filippo, e il 7 febbraio saremo a Portoferraio. È importante dire, è una storia vera, tutto il testo ha avuto una costruzione lunga di un anno e mezzo, dove ci sono state interviste a persone che facevano questo di mestiere. Che il mio personaggio esiste ancora, è una signora di 90 anni molto energica, è la signora Bonomo, Cosetta. E proprio perché siamo arrivati alla costruzione di questa storia attraverso il racconto di un nostro carissimo amico che aveva per nonno appunto un palombaro, e è importante dire che è una storia vera. Voi ci avete detto delle date che però non sono a Livorno, quando arriverà qui? A Livorno abbiamo già replicato in varie occasioni e contiamo di farlo nella prossima primavera, in date da definirsi ancora. Per uscire un po' da questo grigiore che viviamo, no? Come se ci dovessimo tutti sentire un po' in colpa di essere, tra virgolette, italiani, perché c'è qualcosa che non va. Invece, cioè, questi personaggi di quel periodo ci ricordano che hanno messo in campo cose importanti, hanno lottato per riemergere, che è un po' la cosa che dobbiamo fare adesso. Allo stato attuale Testa di Rame diventerà anche un libro per ragazzi, per bambini ragazzi. E lo dico in questo momento in relazione a quello che dicevano Andrea e Ilaria, perché quello che ha colpito l'editore, che sarà TT Villus, che è un editore principalmente di libri di teatro e che produce anche a questo punto libri per ragazzi derivati da spettacoli teatrali, quello che ha colpito l'editore è stato proprio il carattere di questi due personaggi, cioè il fatto che Rosa rappresenti da parte sua e Andrea rappresenti da parte sua, rappresentino due personaggi positivi. Ecco, avete pensato mai di fare una rappresentazione magari per le scuole? Assolutamente sì, in occasione delle ultime repliche fatte a novembre al Vertigo, che ci ha ospitati, abbiamo organizzato un matinée per gli istituti superiori dei professionali, per cui sulla carta una disfatta totale. Invece abbiamo avuto ragazzi del Nautico, del Vespucci e dell'Orlando, che apparentemente il pregiudizio vuole che siano un po' distaccati rispetto alle questioni umanistiche, e invece è successa una cosa molto bella, che questi 140-150 ragazzi che erano lì in platea ci hanno seguiti con un trasporto e con un'attenzione commoventi. La scelta del livornese che è stata fatta per questo spettacolo è stata una scelta che prima di tutto ha voluto un po' sdoganare il livornese dall'ancoraggio che ha a un certo tipo di teatro, che è quello vernacolare, con la volontà di dimostrare che in livornese si possono raccontare anche storie importanti nei termini che si diceva anche prima. Sono successe anche delle cose interessanti, tipo aver presentato lo spettacolo a Corte in Corsica, quindi in Francia, in un altro paese, all'università, dopo aver incontrato anche i ragazzi, gli studenti dell'università, e venire a sapere che questo professore è talmente interessato allo spettacolo nel suo insieme, che ha apprezzato tantissimo, ma ancora di più è interessato all'uso del livornese, al punto da decidere di fare una pubblicazione del testo teatrale, oltre che in livornese, cioè nella versione livornese, in traduzione e nella versione italiana, quindi in italiano standard, anche nella versione in corso e in francese. Mi viene in mente se in futuro fosse possibile metterlo su un DVD, metterci quattro sottotitoli in quattro lingue. Ma probabilmente succederà questo. Ci è stato appunto richiesto nei giorni scorsi dalla Corsica, dall'Università di Corsica, di poter fare questo. Venite a vederci, è veramente uno spettacolo che ci appartiene. Il cast, a parte voi due, cast sopracitato, Andrea Gambuzza e Ilaria Di Luca, regia di Omar Elerian, testo Testa di Rame scritto da Gabriele Benucci e Andrea Gambuzza,
e Stefano Pilato, che si è occupato della scenografia. Ci sono i costumi di Adele Apostolico, gli ambienti sonori curati da Giorgio De Santis, l'elmo da palombaro e la maschera di Sauro realizzata da Emidio Bosco, e le luci di Filippo Trambusti, la fonica di Alberto Abi Battocchi, e recentemente si è aggiunta al gruppo anche la nostra supporto organizzativo Chandra Ughi. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.